Allora, Marco Rizzo, grazie mille di essere qui, segretario generale del Partito Comunista. Io sono molto contento che tu abbia accettato questo mio invito. Beh, un invito fatto da Torino non può non essere accettato. Da torinesi. La mia Allora, città. io vorrei partire con te facendo subito un'analisi concreta della situazione concreta, diciamo così. Beh, una frase importante di Lenin, questa frase, Esatto, quindi. ed è quello che segna la differenza, tra la politica in termini filosofici e la politica in termini teorici e pratici. Cioè, noi Esatto. dobbiamo fare sempre, nei momenti che ci interessano della storia, della nostra vita, fare un'analisi concreta di una situazione concreta. Mi sembra il massimo del pragmatismo e il massimo dell'efficacia. E quindi noi, come dire, partiamo bene se proviamo insieme a ragionare su questo da questo punto di vista, anche perché oggi, come dire, va di moda essere pragmatici, essere logici, essere razionali, però appunto questo governo cosiddetto dei migliori che si vanta di questa scientificità così razionale, però poi alla fine, diciamo, mi sembra che prevalgano invece le cose molto illogiche. Su questo punto di vista, come valuti la situazione Ma oggi? dipende come la guardiamo, perché io credo che questo governo abbia un compito, ha una sua ratio, in primo luogo con la figura di Draghi. Draghi viene a commissariare l'Italia, viene a commissariare la politica in Italia. Io credo che negli ultimi 30 anni la politica ha dato dei risultati molto negativi, ma oltre diciamo, alle colpe della politica. Beh, c'è stato un piano, perché anche la peggior politica è sempre meglio che non della finanza che faccia direttamente la politica. Io ho usato una frase che è diventata così un po' nota, ed è quella di dire un banchiere non può fare gli interessi del popolo italiano, perché Draghi, non è come Conte. Conte poteva essere, diciamo, con tutto il rispetto, una persona che veniva indirizzata, guidata. Draghi è quello che guidava Conte, cioè nel senso Draghi è un pezzo di quel potere. Quando parliamo ad esempio dell'Unione Europea, io sono stato al Parlamento Europeo, devo dire non sono andato in Europa con una accezione totalmente negativa. Poi ho visto come funzionava e sono diventato non anti-europeo, sono diventato contro questo meccanismo dell'Unione Europea. Mi spiego meglio. Molti hanno detto che l'Unione Europea non ha funzionato, funziona male perché si è privilegiato il tema finanziario, il tema economico, il tema monetario e non quello politico. Dopo aver visto, ci sono stato 5 anni sia a Strasburgo che a Bruxelles, ho avuto l'impressione che quello che è successo è quello che volevano che succedesse. Quindi quando noi, uso questo paragone molto concreto, sono le classi dirigenti dell'Europa che hanno voluto che le cose andassero così. E anche l'Italia, le classi dirigenti italiane ci hanno messo del proprio, perché noi abbiamo, dal punto di vista economico, pensate, c'è tutta questa prosopopea sulla nazione, sulla bandiera. Noi abbiamo le 2000 più grandi aziende italiane che hanno la sede legale in Olanda, perché nell'Unione Europea è consentito, appunto, sono consentiti livelli di tassazione diversi che chiaramente non facilitano il piccolo commerciante, l'artigiano, né tantomeno il lavoratore dipendente. Facilitano i grandi gruppi che possono appunto spostare le loro sedi legali e in Olanda è legittimo, però pagano molte meno tasse. Quindi di fatto è una sottrazione corposa che viene fatta al fisco italiano, quindi al popolo italiano. E quindi noi ci troviamo in questa situazione dove i servizi funzionano peggio e dove le tasse si pagano di più. Anche grazie a queste 2000 aziende, ne cito una per tutte perché è l'emblema dell'Italia, la bandiera italiana, la Ferrari. La Certo. Ferrari ha la sede legale in Olanda. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando cioè di classi dirigenti che barattano una visione nazionale che viene così esplicitata nella pubblicità, nei media, eccetera, eccetera, ma poi nella sostanza sono contro il nostro paese. Quindi tutto quello che succede. Succede perché deve essere fatto. Quindi, quando noi critichiamo questo governo, ed è giusto criticarlo perché ha fatto un sacco di stupidaggini, di errori gravi, lo critichiamo, ma non è che sono, userei un altro paradigma, cioè non è che non, è il governo dei peggiori. Questi fanno le cose
che sono stati, diciamo così, gli si è stato indicato di fare. E Draghi è direttamente un attore principale. Per questo motivo, quando si parla di Presidenza della Repubblica, poi ne parleremo, io sono assolutamente contrario al fatto che ci sia Draghi Presidente della Repubblica, perché sarebbe una trasformazione dell'Italia in una Repubblica semipresidenziale. Comanderebbe lui dal Quirinale per 7 anni e la politica continuerebbe ad essere commissariata appunto dai poteri veri, l'Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, la NATO. Queste sono le Sì, cose sì, sì. concrete. Sul Presidente della Repubblica ci arriviamo alla fine perché è una ciliegina, diciamo così, ho una domanda particolare, visto che tu comunque sei dentro la politica da parecchio tempo e credo che ci puoi anche dare uno sguardo sul futuro. Però appunto rimaniamo un attimo in questo campo così di critica che tu hai definito anche citando una volta Gramsci, il sovversivismo delle classi dirigenti. Questo è anche, diciamo, quello che stavi dicendo proprio adesso, cioè c'è quasi un sabotaggio dall'interno della politica nel mettersi, come dire, al riparo o comunque nel mettersi all'oscuro, direi, davanti ai tecnici, no? Quindi abbiamo assistito a un surplus, diciamo, di potere tecnico, però appunto appoggiato dalla politica. Quindi io ti chiederei. Come possiamo risolvere questo impasse? Cioè, da una parte abbiamo bisogno di una politica più forte, però sembrerebbe quasi impossibile oggi. Beh, perché è uno scontro epocale, è lo scontro che si è risolto nel secolo scorso a favore della finanza e dell'economia. Quando i paesi dell'est, il socialismo reale crolla, è anche il crollo della politica rispetto alla finanza. Un uomo accorto come Giulio Andreotti, che chiaramente a me non piaceva, quando ci fu la caduta del muro di Berlino, lui disse la famosa frase, che aveva un significato molto pregnante anche per l'Italia: amo così tanto la Germania che ne voglio avere due. Perché? Perché lui si rendeva conto che anche la situazione dell'Italia, che faceva parte, diciamo così, di una catena interna alla NATO, consentiva al nostro paese, per un combinato disposto, diciamo, della presenza del più forte partito comunista e per il fatto che c'erano, diciamo così, delle concessioni che venivano fatte all'Italia in politica estera, stavamo con gli israeliani e con i palestinesi, cosa bizzarra, in politica energetica, anche lì fino a un certo punto, perché poi Mattei è stato ucciso, ma insomma la politica energetica italiana aveva un peso. Quando è finita la vicenda del muro di Berlino, dei paesi dell'est, considerate che l'Italia era considerato un bastione fondamentale nello scacchiere di difesa della NATO. I carri armati russi erano a 140 km dal confine italiano, in Ungheria. Quindi stiamo parlando di una situazione seria. Quella situazione seria ci garantiva paradossalmente un certo benessere, un maggior benessere. Adesso quella situazione si è spostata ad est, perché il nemico è sempre, come dire, sta sempre là, per l'Occidente, per la NATO, e quindi la situazione italiana la vivono la Repubblica Ceca, la Repubblica Ungherese, la Polonia. Questo è quello che succedeva. E poi da noi avevano paura che ci fosse un cambio, che il Partito Comunista in qualche modo facesse un cambio di sistema. Avessero conosciuto i dirigenti del Partito Comunista, come poi li ho conosciuti io nell'ultima fase, non avrebbero dovuto temere nulla, perché da D'Alema, Occhetto e questi qua non c'era da temere nessuna Avevano rivoluzione. poca paura, diciamo così. Noi dobbiamo centrare la nostra analisi sul fatto che appunto il nostro paese sta tornando ad essere un paese di province. È un paese di province perché il nostro paese, forse solo oggi con l'innovazione tecnologica, con la scienza, potremmo avere una titolarità maggiore. Noi, il nostro è un paese manifatturiero, non abbiamo energia, non abbiamo materie prime. Ti racconto un piccolo aneddoto divertente. Quando la giornalista socialista Sarfatti, che era amica di Mussolini e di Lenin, andò da Lenin appena fatta la rivoluzione per perorare la causa italiana, bisogna fare anche la rivoluzione in Italia. Lenin la, visto che abbiamo iniziato con Lenin, Lenin la freddò e gli disse: in Italia non si può fare la rivoluzione. E lei disse: perché? Perché non c'è il carbone. E con questa frase, cioè non ci sono le materie Materia prime, e quindi prima. ci sarebbe un isolamento, no?
Oggi con la globalizzazione, oggi con l'innovazione tecnologica, la scienza, il progresso, il nostro, che è un paese manifatturiero, ma anche molto energivoro, potrebbe certamente avere una titolarità. Noi potremmo commerciare con gli Stati Uniti, con i paesi dell'Unione Europea, con la Russia, con la Cina, con l'Iran, potremmo commerciare con tutto il mondo. E invece lo vedete anche con la vicenda dei vaccini, no? Adesso, al di là del merito, i vaccini andavano bene solo se erano del blocco occidentale. Vaccino cinese, vaccino Sputnik, vaccino cubano, non se ne poteva parlare. Poi abbiamo un territorio che sta dentro, geograficamente l'Italia, che è San Marino, con dei cittadini che sono stati vaccinati con lo Sputnik. E quindi faceva ridere, no? Era il periodo dei 500 morti al giorno, ma si preferiva non vaccinare con lo Sputnik, stando alla, diciamo così, alla dinamica scientifica che ci stanno mettendo davanti adesso, e morire piuttosto che non morire ed essere vaccinati con lo Sputnik. Insomma, dall'idea di una. Beh, forse in questo senso, Marco, forse in questo senso c'è politica allora. Cioè, nonostante c'è la tecnologia e nonostante la tecnocrazia voglia in qualche modo mettersi anche come un paravento, però poi alla fine tutte queste scelte sono Ma scelte dettate assolutamente, da una visione bravissimo, politica e ideologica. bravissimo, bravissimo, perché l'idea della neutralità. Il nostro paese ha subito negli ultimi anni i maggiori massacri sociali dei diritti dei lavoratori, dei diritti del popolo, proprio con queste persone che sembrano neutre. Lo abbiamo visto con Ciampi, che è quello che ha favorito l'entrata nell'euro, nell'Unione Europea, eccetera, eccetera. L'abbiamo visto con Monti. Un Sì. massacro sociale, la riforma Fornero, l'articolo 18. L'abbiamo visto adesso con Draghi, perché Draghi indica negli untori il Novax il male assoluto, ma lo fa per coprire le sue malefatte economiche. Guarda, economiche e sociali. Il nostro paese crollerà e lui ha proprio bisogno di scappare alla presidenza della Repubblica per evitare che il suo nome sia collegato col disastro sociale del 2022. C'è tutta l'aria, diciamo così, di questo Quindi il progetto. messaggio dovremmo lanciare, attenzione a quelli che vi parlano di scientificità della politica, dei dati economici, forse anche in parte dei dati sanitari. Insomma, Sì. certamente, certamente questa neutralità dei tecnici è la peggior politica. Ma lo scontro epocale, dicevo prima, nel secolo scorso era tra politica ed economia. E tu avevi la politica che governava l'economia. Roosevelt, quando spiega con il New Deal, con mille cose, e il controllo della politica sull'economia. Quando Eisenhower se ne va e dice lascio questo paese a un complesso economico-militare, vuol dire che si rendeva conto che quel complesso economico-militare stava per avere il sopravvento sulla politica. Però ai tempi, dico, delle bestemmie, ai tempi di Craxi, beh, contava Craxi, non è che contava Agnelli. Agnelli faceva anticamera, no? Rispetto, poi c'era una mediazione, figurarsi. Era La FIA, la dialettica. esatto. Adesso questi politici sono inginocchiati in potere, ma non sono solo gli italiani. A me non piace Trump, ma guardate che è impressionante vedere il presidente americano che viene censurato nella fase della campagna elettorale, non a Capitol Hill, perché molti ciulano nel manico. Il presidente americano, nel pieno dei suoi poteri all'inizio della campagna elettorale, è stato censurato più volte da Twitter e da Facebook. Vuol dire che Twitter e Facebook sono più potenti del presidente degli Stati Uniti. Se pensiamo a Kennedy, se fosse stato censurato dal Washington Post o dal New York Times, il giorno dopo la CIA e l'FBI avrebbero bloccato le rotative di quei giornali. Oggi non è così. Oggi i grandi del web, i grandi della green economy, le grandi multinazionali contano più degli stati, ma lo vediamo anche solo con i numeri. Noi stiamo a discutere di una manovra economica e finanziaria del nostro paese, che non è proprio l'ultimo al mondo, sono 36 miliardi di euro e abbiamo Amazon che l'anno scorso in Italia ha fatto un fatturato di 45 miliardi di euro, cioè più grande della manovra economica del governo, e ha pagato 0 euro di tasse. Questo è proprio il diciamo, neoliberismo, neocapitalismo. Eh sì, è Infatti. una globalizzazione che tra l'altro cambia anche gli addendi rispetto al passato, diciamo così, dal punto di vista della composizione di classe. Oggi c'è un popolo intero che si deve ribellare. Nella dinamica degli anni del dopoguerra fino alla fine del secolo scorso, lo scontro era tra piccola
media e grande borghesia è lavoro dipendente. Oggi non è più così. Oggi il lavoro dipendente deve essere assolutamente alleato con il lavoro autonomo, con la piccola impresa, con i commercianti, con gli artigiani, con quelli che vivono del proprio lavoro. C'è un popolo che vale il 90% in termini quantitativi e c'è un 5-10% fatto di elite economiche e finanziarie, di grandi multinazionali che non hanno neanche confini, che sono tutti molto uniti. E Draghi rappresenta questa cosa qua. Draghi è quella cosa lì. Sì. Il conflitto, diciamo, sociale c'è ancora, però non è più tra il servo padrone nel senso, diciamo, tradizionale del termine, ma forse è tra appunto queste grandi corporation e le persone comuni, quindi anche Ah, guarda, ma l'imprenditore. i dati numerici sono impressionanti da qualunque parte tu li prendi. Pubblicità, la pubblicità, come dire, è l'anima del mercato e del commercio. Bene, Amazon, Google e Facebook detengono la metà di tutta la pubblicità del mondo. E quindi quando parliamo di questo, parliamo di cose incredibili. Per questo motivo fa ridere quando i grandi del mondo si riuniscono nel G8 e decidono di tassare non si sa quando le multinazionali al 15%. Quanti commercianti vorrebbero pagare le tasse al 15%? E perché Amazon deve pagarle al 15%? E poi non le paga al 15%, perché lo hanno detto. Chissà quando lo faranno tra 20 anni, 30 anni, ammesso che lo facciano mai. Quindi è davvero uno scontro epocale. E questa vicenda della pandemia e del controllo sociale che viene esercitato con questa pandemia, insomma, la dice lunga sul futuro che si aspetta. Sì, partiamo infatti adesso da questo ultimo punto che hai detto, cioè la pandemia. Noi ci troviamo effettivamente più che in una pandemia, direi anche proprio in una perenne emergenza, che è un'altra, diciamo, delle formule che forse questo appunto questo sistema neocapitalista ha di nuovo messo in campo, cioè co creare continue emergenze, no? Una volta quella economica, una volta quella di dinamiche, diciamo, di guerra, tutto di questo tipo, e poi invece poi adesso entra in campo l'aspetto, diciamo, del virus. Però forse, appunto, credo che ci sia dietro anche una logica. Tu hai parlato proprio dei tagli alla salute pubblica che ci sono stati in questi ultimi anni e che poi dopo, appunto, ci lamentiamo che ci troviamo in un'emergenza, in una crisi sanitaria. Cioè, queste cose sono connesse. Forse. Assolutamente sì, la tua domanda è molto pregnante. Quando io parlavo di sovversivismo delle classi dirigenti e citavo Gramsci, c'è proprio un capitolo, paragrafo, dove Gramsci spiega questi governi che rappresentano le classi dirigenti. Pensate, Gramsci di 100 anni fa, ma è esattamente quello che sta succedendo adesso, con i parlamenti che sono assolutamente assoggettati e votano qualunque cosa, perché mantengono in questo modo il loro status. E questo è un sovversivismo delle classi dirigenti che hanno bisogno di una sempre nuova, rinnovata emergenza. E qua sta la critica alla vicenda della gestione politica e sanitaria della pandemia. Per quello che concerne il sottoscritto, io vorrei mettere dei punti molto chiari. La malattia esiste, il Covid esiste. Ma per affrontare una pandemia di questo genere, poi anche il termine è un termine politico, perché la pandemia ha dei, ci sono addirittura proprio degli step per definire una epidemia, poi sopra c'è la pandemia, quindi è una definizione politica. La gestione politica di questa pandemia è criminale, perché se tu hai una situazione sanitaria che non conosci, nuova, la prima cosa da fare è dotarti degli strumenti per una situazione nuova che può cambiare, infatti è mutata, no? Dovresti aumentare il finanziamento sulla salute pubblica. Noi Esatto. paghiamo il fatto che nel 1980 c'erano 500.000 posti letto, oggi ce ne sono 130.000. Paghiamo le privatizzazioni, ma paghiamo il fatto anche che, pensate al PNRR, che viene tanto decantato, poi bisognerebbe entrare nel merito, sono soldi in parte già italiani, sono soldi a strozzo che dovremmo Debito. restituire. Esatto, uso il termine strozzo per dare l'idea dell'usura. Ecco. Detto questo, in questa classifica, se voi vedete, la salute pubblica, la sanità pubblica, gli investimenti sono bassissimi, sono 19 miliardi in 6 anni. Addirittura, ed è l'ultima voce in classifica, addirittura noi abbiamo la condizione
Per cui la differenza di genere, tema molto importante, è più importante della salute pubblica, certo che no, prendono 20 miliardi, la salute pubblica 19 miliardi, quindi è chiaro che c'è un tentativo, in questo c'è anche la virata sul risolvere la pandemia solo con i vaccini, si bisognava fare ricerca, l'Italia anche da questo punto di vista, c'era un vaccino italiano. Necessitava di 50 milioni, 50 milioni, quindi una cifra molto bassa, di euro. La Corte dei Conti li ha bloccati, erano già nella terza fase, quindi la ricerca sul vaccino non c'è stata. La ricerca sulla medicina di prevenzione, sulla medicina curativa, non è stato fatto nulla. Noi, dal punto di vista della malattia, siamo ancora alla tachipirina e vigile attesa. La tachipirina pare che nelle prime fasi faccia addirittura male. E Sì. quindi sappiamo bene, tutti sappiamo che se hai il Covid e telefoni, no, ti dicono stia a casa e aspetti, con tachipirina. Invece non è così, devi prendere gli antinfiammatori, devi prendere gli antibiotici. Eppure il protocollo non te lo dice. Queste sono anche le cose che fanno morire le persone, che fanno andare le persone in ospedale, che intasano i pronti soccorsi. Poi la medicina di base, la medicina territoriale, le USCA. Voglio trovare uno che gli viene il Covid, che viene visitato a casa per vedere cosa deve fare. Nessuno. E quindi è chiaro che tutto questo genera poi, è una gestione. E questa gestione è voluta. È una politica, sanitaria ed economica di gestione della crisi. E non funziona. Lo vedete adesso che non funziona. E per questo che Draghi vuole andarsene. Vuole andare al Quirinale, al Colle più alto per continuare questa missione. Ma mentre noi parliamo di Covid o no Covid e abbiamo diviso il popolo italiano perché ormai c'è un odio che è stato instillato, sembra che la colpa di tutto. Stavo riflettendo, leggendo una notizia di una giovane donna che ha perso il suo bimbo in Sicilia, è arrivata in ospedale mentre era una situazione grave, certamente, e non è stata fatta entrare perché non aveva il Green Pass. È una cosa folle. Ma in un ospedale può arrivare un terrorista che ha ucciso 100 bambini, se mostra il Green Pass lo curano. Se invece c'è una persona per bene, che non ha fatto nulla, che non ha il Green Pass, non la curano, non la fanno entrare. È una cosa incredibile. E poi se svieni in mezzo alla strada, come fai a mostrare il Green Pass? È una cosa davvero Disumana, terrificante, disumana, disumana. disumana. Ma senti, ma secondo te politicamente arriverà un momento in cui ci saranno magari delle, come dire, dei processi o comunque delle cose, visto che questa cosa comunque, se è criminale, usiamo questo termine, come dire, avrà anche delle ripercussioni, cioè prima o poi qualcuno paga, no? Se no. Non lo so, non lo so, questo, sai, dipende dai rapporti di forza, dipende solo da quello. Se io non so, io non ho un buon giudizio, diciamo, politico, economico, sociale del Medioevo, ma non c'è nessuno che ha pagato per i 3 secoli di Medioevo. C'è stato il Medioevo e quelli che hanno vissuto in quel periodo di storia se lo sono cuccati tutto. Molti parlano di Norimberga, ma sì. Se Hitler non avesse attaccato l'Unione Sovietica, forse la guerra non l'avrebbero persa e quindi Norimberga non ci sarebbe stata. Quindi, sai, la storia non si può fare con i se e con i ma. Quindi oggi i rapporti di forza che ci sono in Italia e nell'Occidente pendono totalmente a favore di questi signori. E poi vedremo, certo, vedremo. Però contano i rapporti di forza. Non è che conta. La cosiddetta, appunto, anche qua non dobbiamo avere l'idea della neutralità, lo stato di diritto, ma questi calpestano lo stato di diritto, calpestano il diritto internazionale, calpestano le costituzioni. Cioè, se voi pensate, adesso pensiamo a quello che è successo nel mondo negli ultimi anni. Un signore che adesso è morto da poco, si chiamava Colin Powell, che era segretario di Stato americano. Questo signore 20 anni fa è andato all'ONU. La fiala. Brandendo una fiala dicendo: questa è la prova delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein. Saddam Hussein non c'entrava nulla e l'Iraq non c'entrava nulla con le Torri Gemelle, non c'entravano nulla con le armi di distruzione di massa. Quando Colin Powell è andato in pensione, diciamo, ha fatto un pentimento: ha detto, sono stato obbligato dalla CIA a dire quelle cose, ma nel frattempo sono morti due. Saddam Hussein è morto.
il regime iracheno non c'è più, c'è un grande casino in Iraq e sono morti 2 milioni di iracheni e non è successo niente. Cioè, non è che c'è Non c'è qualcuno. giustizia. Tony Blair è un altro degli autori di quella guerra. Anche lui si è pentito, ha detto ho sbagliato. Tony Blair adesso dirige una banca e nessuno gli fa niente. Mentre invece, che ne so, pensiamo, Saddam Hussein è stato ucciso, Gheddafi è stato ucciso, assassinato dai francesi perché sarebbe venuto fuori il suo finanziamento alla campagna elettorale di Sarkozy. Questo è il motivo. E non è successo niente. E Assad, leader siriano, stava per finire allo stesso modo se la Russia non avesse messo in campo una, diciamo, un'azione difensiva di quel regime, ma questa è la storia. Quello che è successo in Ucraina è un colpo di Stato americano e in parte europeo nei confronti dell'Ucraina, però non c'è nessuno che paga, sono i rapporti di forza. Adesso Quando è il tempo lì di in Attila, Ucraina è bella certo, tragedia sì, la situazione. però dico, quando è il tempo di Attila, vince Attila. Quindi, come dire, sono i rapporti di forza che contano purtroppo. Non è sufficiente avere la ragione. Marxianamente, Marzianamente, però la esatto. giustizia sociale è sempre, come dire, il nostro anche obiettivo È la finale. nostra aspirazione, certo, la nostra aspirazione. Per esempio, sull'obiezione, diciamo, civile, tu come la vedi questa cosa rispetto anche all'obbligo, a quest'ultima manovra? Cioè, c'è gente che dice io no, cioè, una legge ingiusta non la voglio rispettare, e altri invece che dicono no, però la legge va rispettata comunque. Tu come la Ma vedi? io anche qua sono molto più, come dire, più cinico forse, più realista. Contano i rapporti di forza. Poi c'è modo e modo, no? Ad esempio, è impressionante, prima di venire qua a casa, ero fuori in automobile, ho visto una pattuglia della polizia fermare dei ragazzi alla fermata del tram e chiedergli il Green Pass. Io abito a Roma, nel centro di Roma, la stazione, in certi luoghi c'è lo spaccio, se voi andate a San Lorenzo la sera, c'è lo spaccio così, a cielo aperto. Ci sono le macchine della polizia ferma, non è colpa dei poliziotti, sono le indicazioni. Cioè, adesso il nemico è il non vaccinato e quindi la polizia cerca i non vaccinati, che non devono salire sul tram, non possono entrare nei ristoranti, non possono prendere il caffè all'aperto. Anche questa è un'idiozia assoluta, no? Perché è chiaro che all'aperto se prendi un caffè. Vabbè, detto questo, è logico che ci sono delle scelte, no? Il Ministero degli Interni, il governo dà delle indicazioni alle prefetture, le prefetture mandano le circolari e tu hai magari, appunto, sarebbe divertente vedere una rapina in banca. No? E i poliziotti che fermano magari il cliente che sta ostaggio per chiedergli il Green Pass e non arrestano il rapinatore. La Potrebbe follia accadere, potremmo vederla questa cosa. eh? Sì, Esatto. e quindi va bene. Diciamo che bisogna lottare, però ognuno un po' come riesce a No, no, organizzarsi. no, 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 bisogna fare un'analisi intanto, perché la ribellione è una cosa immediata, spontanea, quindi è giusto. Ma io vorrei fare un passo in più. Serve una ribellione organizzata, disciplinata e non solo un grande casino, perché il grande casino certe volte può essere fino a funzionale. Adesso entriamo più nel merito. Questi poteri hanno la capacità anche di stabilire, è successo nel nostro paese, la cosiddetta strategia della tensione, cioè alzare, pensiamo all'assalto della CGIL. C'era una piazza di persone che protestavano contro la politica sanitaria, una parte piccola, fatta da fascisti, annuncia pubblicamente, io conosco Roma, la piazza del Popolo, arrivare alla CGIL ci vuole un'ora a piedi ed è tutto in salita. Questi annunciano l'assalto alla CGIL, ci sono camionette, droni, la mobilità dell'ordine pubblico oggi è impressionante. Non siamo agli anni 70, questi lo annunciano dal palco. Quando arriva questo gruppo corposo di persone davanti alla CGIL, ci sono sei finanzieri. Cosa vuol dire? Vuol dire che come minimo è stato lasciato fare. Come minimo si potrebbe pensare molto peggio. Però
Però questa cosa qua ha dato una svolta tra l'altro anche alle elezioni amministrative, no? Perché poi contano queste cose qua. Poi è vero che la gente non va a votare, però dopo la roba della CGIL il PD ha vinto dappertutto. Sarà un caso, non lo so. Però ragazzi, dico anche di più, sì. Anche certe posizioni esagerate. Cioè io ho un pensiero critico rispetto alla gestione politica e sanitaria della pandemia, ma non è che sono un Novax, lo spiego. Io non è che sono... Allora, posso dire queste cose? No, perché viene immediatamente etichettato. Esatto. Hanno studiato da anni con queste parole fake news, complottismo. Ma se uno vuol sapere, cioè la scienza è scienza, certo, ma la scienza viene piegata agli interessi del grande capitale, delle multinazionali, non è che non è vero, è verissimo. E il fatto di dire questo non significa che sei antiscientifico, che sei un terrapiattista. E guardate, proprio su questo è stata interessante, se lo ricorderete tutti, quelli che si occupano un minimo dei temi generali. 2 o 3 settimane fa c'è stato il rapporto del Censis che racconta, fotografa l'Italia. E in questo io l'ho letto tutto perché mi interessava. E c'erano dei dati estremamente interessanti. Il 70% degli italiani crede che le multinazionali siano una cosa negativa. Ma noi abbiamo visto il rapporto del Censis nella prima schermata dei telegiornali con scritto che il 5% degli italiani pensa che la Terra sia piatta. Ma a me cosa me ne frega se il 5% pensa che la Terra sia piatta quando ho il 70% che di fatto contesta il modello di sistema. Eppure è stato detto questo. Quindi nulla, ho citato per la seconda volta Andreotti, non vorrei cadere. No, Andreotti diceva che sospettare di certe cose può far peccato, ma molte volte ce la si azzecca. È vero, cioè guardate, certe esagerazioni secondo me sono una strategia della tensione al contrario, perché se tu esageri a dire, cioè se noi oggi in questa trasmissione raccontiamo che il Covid lo hanno portato i marziani, e che ci sono gli unicorni che svolazzano nelle nostre città, tutto quello che diciamo poi di critica passiamo come dei deficienti. Certo. E questi hanno costruito su questa parola, complottismo, fake news, ti etichettano e ti emarginano nella discussione politica. Cioè il pensiero critico, qualunque pensiero critico, non viene più accettato. Sì, è il meccanismo del pensiero dominante questo, cioè cercare di ghettizzare qualunque pensiero perché appunto non rispecchia quello che si dice dall'alto. Però appunto, come dicevamo, non è vero, perché all'interno di questa etichetta cosiddetta Novax troviamo tantissime persone. Tra l'altro, adesso che bisogna per forza fare anche la terza dose e tutto quanto, pure le persone con solo la seconda dose sono considerate Novax. Cioè, tra tre mesi quelli con la terza dose saranno dei Novax. Esatto, qua è un con susseguirsi certo, perché l'etichetta viene staccata, attaccata dove gli pare piace a loro. L'altro giorno leggevo, ho anche criticato questa cosa, ad esempio uno dei temi sarebbe quello del tracciamento, no? Dei tamponi. Ma ad esempio anche questa storia dei tamponi, pare che ormai è palese che il tampone che fai in farmacia rapido non ti segnala quasi mai con certezza il tuo stato. Per avere lo stato clinico devi fare il tampone molecolare. E quindi noi abbiamo persone, ma a me me l'hanno raccontato dei medici, persone che fanno il tampone perché hanno dei sintomi, risulta negativo, vanno in giro, poi fanno il tampone molecolare dopo che sono andati in giro e risultano positivi. E poi abbiamo anche il costo di questi tamponi. Questi tamponi sono incredibili. Leggevo l'altro giorno il gruppo San Donato, che ho scoperto che ha come presidente Alfano. Vedete, c'è anche una politica che, come nelle porte girevoli degli hotel, passa da essere ministro degli esteri, essere presidente di gruppi finanziari importanti, in questo caso medici. E questi aumentano il costo del tampone, credo molecolare, da 19 a 29. E dicono perché abbiamo molto lavoro. Come avete molto lavoro? Se avete molto lavoro dovreste semmai abbassare il prezzo. E nessuno dice niente, non c'è il governo, non c'è nessuno che ha detto nulla. Ma sono profitti miliardari. È davvero incredibile. La pandemia ha tirato fuori sicuramente un business enorme, anche sui vaccini, anche su tutto quanto. Poi è chiaro che, come sempre, le cose vanno sempre contemperate. Chiaramente c'è sempre anche un po', come dire, di logica capitalista normale, come dire, giusta anche. Però è chiaro uno che la può... ma qua siamo ormai al paradosso. Qua uno ne approfitta, certo.
Se uno ha Siamo davvero al problemi con paradosso. il sistema. Ma poi, sai, ci sono dei dati molto semplici. L'altro giorno credo che sia stato pubblicato su alcuni giornali. Sono rari queste attenzioni, però nell'anno della pandemia, nel 2021, i 500 uomini più ricchi del mondo hanno accumulato in più 1.000 miliardi. Per Certo. avere un'idea, 1.000 miliardi è la metà del PIL italiano, ecco, no? Certo. Hanno accumulato in più. E 150 milioni di persone sono sprofondate sotto la soglia della povertà. Questo è l'andamento della pandemia. Certo. Ma appunto, qua è come dire, da un certo punto di vista diciamo anche delle cose ovvie per alcuni, però per molti effettivamente no, ancora non viene compresa questa Vabbè, ma connessione, qua no? citiamo Brecht quando dice il comunismo è una cosa facile da capire, ma difficile da esercitare poi, perché questo è il problema. Guarda, oggi ci sono le condizioni oggettive per un cambio di società. Cioè, oggi il capitalismo, questo tipo di società, è mal digerito dal 90% delle persone. Ma la prospettiva soggettiva, cioè le persone che si vogliono organizzare per un cambio della società, e poi lì le percentuali sono bassissime. E questa è la grande capacità del meccanismo del mainstream, della comunicazione, della lobotomizzazione delle persone. Per questo io sono contento, io non so quanti ci vedranno, però io tutte le occasioni che ho per parlare a più di una, due, tre, 10 persone, io spero che ci vedano in Sì, 100.000 a quello di Torino, sicuro, no? più di due sì, lo Ecco, benissimo. garantisco. E io lo faccio volentieri perché dobbiamo. Perché il problema non è tanto quello di mandare delle pillole politiche, è quello di costruire pensiero critico, di persone che analizzano le cose. Su questa cosa, infatti, volevo chiederti, tu vedi la possibilità, diciamo in tempi anche veloci, di un'aggregazione delle forze antisistema? Cioè, sappiamo che adesso ci sono tante persone, diciamo, tante per fare diciamo per dire ottimisticamente, però comunque sì, sicuramente ci sono Sì, diverse sì. Beh, realtà che si il stanno momento. impegnando. Adesso tu vedi una possibile, diciamo, proprio perché c'è stata questa accelerazione da parte di questi governi, una possibilità di aggregazione forte. Il momento è quello giusto. E poi, sai, la storia. Io sono un amante della storia. C'ho qua, credo 60-70 libri che devo iniziare a leggere, perché mi piace proprio cercare di capire cosa avveniva nel passato. Però, perché se non conosci la storia, non hai la memoria, no. Non puoi neanche capire nel presente, nel futuro. Sai, la storia a volte è delle accelerazioni. Abbiamo cominciato con Lenin, finiamo con Lenin. La moglie di Lenin, la Krupskaya, riceve una lettera di Lenin all'inizio del 1917. Lenin è clandestino in Svizzera e Lenin chiede alla moglie: quanti militanti rivoluzionari di professione abbiamo in Russia? E la Krupskaya gli scrive 14. Questo è a gennaio, a novembre fanno la rivoluzione e Lenin diventa il capo di quella che poi diventa l'Unione Sovietica. Quindi, sai, i tempi della storia. Ma magari se leggessimo una lettera, che ne so, di un anabattista legato a Thomas Munzer nel 500, per altri centinaia di anni non è cambiato nulla. Beh, certamente oggi c'è un momento propizio per aggregare forze critiche. Il problema è, come sempre, capire qual è la modalità migliore. Prima parlavo, appunto, abbiamo bisogno non solo di ribelli, abbiamo bisogno di ribelli disciplinati. Le formule storiche che ci raccontano la possibilità dei cambiamenti, non sono tutte uguali. Pensiamo agli anarchici. L'anarchia è una bella cosa, la piena libertà, ognuno fa quello che crede, quello che vuole. Dov'è che hanno vinto gli anarchici? Vedo dalla tua faccia che no, non c'è risposta. Non hanno vinto da nessuna parte. Ma la stessa visione marxista, che risale ai tempi di Spartaco, se vogliamo andare, no? C'è sempre stata la lotta delle classi subalterne nei confronti di quelli che stavano sopra per emanciparsi. Pensiamo alla Comune di Parigi, pensiamo a tutte le lotte del Novecento. C'è stato un solo posto, però, cioè dove si è vinto per davvero. Poi uno può giudicare in vario modo quello che è successo, si è perso, cosa è successo, tutto quello che vuole. Ma il modello di cambio del sistema capitalistico, mercantilistico, è stato quello della rivoluzione sovietica, cioè del partito leninista. Abbiamo citato Lenin, finiamo con Lenin. Per
è una costruzione organizzativa tra le persone che ha due effetti: la massima efficacia possibile, perché c'è una forte autodisciplina, e la massima democrazia possibile, il centralismo democratico. Cos'è il centralismo democratico? È una discussione dove qua siamo in 10, in 20, in 30, c'è una posizione che si chiama A, B e C, prevale quella A e tutti, anche quella di B e C, il contrario di quello che accade oggi nei partiti politici, per intendere, si assoggettano perché all'esterno ci sia un'unica immagine, un'unica visione. Questo va fatto però senza incrostazioni, mi spiego. Non c'è il sottoscritto che dice A e ha una pletora che va con lui, sia che dica A, sia che dica B, sia che dica C. Si formano maggioranze e minoranze sulla base degli argomenti, dei temi. Questo è il centralismo democratico e questo è il partito leninista. Il partito leninista ha vinto. Dove ci sono state condizioni rivoluzionarie e soggettività rivoluzionaria, il partito leninista ha vinto. Lenin parlava di tre condizioni, adesso non voglio farvi una pippa, però per fare una rivoluzione ci vuole una soggettività rivoluzionaria, ci vuole una oggettività rivoluzionaria, cioè oggi la situazione nel nostro paese oggettivamente richiede il cambiamento. Soggettivamente non c'è. Tu mi dici sì, c'è queste proteste, sì, però Non c'è cioè, consapevolezza, diciamo. non c'è consapevolezza di questa forza. Soggettivamente non c'è. E poi Lenin aggiungeva una cosa che è un po' anche il destino, una particolare combinazione tra le condizioni soggettive e oggettive, che Napoleone poi in maniera molto più rapida indicava la fortuna, perché Napoleone addirittura diceva che è meglio avere un maresciallo fortunato di un maresciallo bravo. Perché poi è Lenin, che è un esegeta della teoria, no? Dice una particolare combinazione tra il fattore soggettivo e quello oggettivo, che Sì. vuol Tradotto, dire anche un po' di culo, perché molte volte sì. capitano anche queste cose qua. Cosa fare? Secondo me si tratta intanto di conoscersi, di muoversi. Adesso c'è un appuntamento importante. Tutte queste aree, queste forze hanno anche qualche riferimento istituzionale. Noi stessi abbiamo un senatore che ha fatto una bellissima inchiesta, ha provocato una bellissima inchiesta sulle mascherine. È stata data da Report lunedì scorso, guardatela, è interessante, l'ha fatta il nostro, cioè, è stata provocata dalle interrogazioni parlamentari del nostro senatore Emanuele Dessì, del Partito Comunista. Bene, adesso ci sono un centinaio di persone del gruppo misto che valgono il 10% della platea dei grandi elettori del Presidente della Repubblica. Se questi si mettono d'accordo, in queste ore so che si sta discutendo su un nome che dovrebbe essere un totem inattaccabile, forte profilo istituzionale, grande battaglia contro le privatizzazioni, contro la finanza pubblica, cioè una figura di questo genere che irrompe, non è che diventa Presidente della Repubblica, ma se lo votano in 50, in 100, può bloccare l'ascesa di Draghi, che sarebbe il commissariamento definitivo della politica italiana per 7 anni, perché non fatevi ingannare, il Presidente della Repubblica governa l'esercito, governa la magistratura, governa i servizi segreti, sta lì 7 anni, ha un potere immenso e Draghi vuole andare lì, mentre, e non vuole prendersi l'ondata del ritorno del suo pessimo lavoro che nel 2022 invece arriverà. E quindi è importante che si facesse questo passaggio. Se hai 20 deputati è il 2%, se ne hai 100 è il 10%. Questa unità potrebbe produrre, come dire, uno schieramento che poi potrebbe anche costruire un'ipotesi politica, non lo so, vedremo. C'è una parte Ma di Movimento 5 Stelle, secondo te, che potrebbe sì, aggregarsi? qualcuno sì, qualcuno di questi potrebbe aggregarsi. Però, ripeto, i tempi sono molto rapidi. Il Presidente della Repubblica si vota al 24. Ci stiamo lavorando, non è facile, anche perché c'è stata una destrutturazione della politica. La politica non è, giustamente, non è un mestiere, dovrebbe essere una passione. Ma come dire, adesso te la dico tutta, io so guidare la Ferrari, ma qua ci sono solo tricicli e Sì, quindi sì. non è facile. Va bene, Marco, grazie mille. Sentiamoci altre volte, sentiamoci Grazie, altre grazie volte. Mi ha fatto molto molte. piacere. Anche a me. E Ah, grazie mille, alla prossima. spero di vederti deviso. Dal Ciao. vivo, volentieri. Ciao Marco, Ciao, ciao. arrivederci, ciao.